Bentrovati a Insieme Oltre il 2000, oggi parleremo di musica e tradizioni, un binomio incarnato dal duo cadorino Nafuoia, composto da Andrea Da Cortà e Anna Chiara Belli. Un ensemble che fa della ricerca storica una missione che contribuisce a tramandare le tradizioni autentiche del Cadore attraverso l'arte delle sette note. Con l'intervista e le immagini di Chiara Zandanel andiamo a conoscere i due musicisti e a sentire le loro composizioni ricche di storia e folklore. Il nostro duo, il duo Nafuoia, è nato non tanti anni fa, a dire la verità, si parla di 6-7 anni fa, e così era un mio progetto che ormai, a cui ambivo ormai da un po' di tempo, quello di mettere insieme un duo musicale che rappresentasse un po' quello che era l'identità musicale dei gruppi che eseguivano la musica da ballo nelle nostre vallate fino agli anni 50 del secolo scorso. Cercavo un violinista, una violinista, e quindi ho trovato in Anna Chiara il complice, il partner giusto per questo progetto. La mia passione per la musica è nata da piccola. Ho iniziato a suonare il violino che avevo 6 anni, in modo più o meno inconsapevole, diciamo. E poi ho continuato sempre studiando presso la scuola di musica di San Vito di Cadore con la mia maestra Monica Costantini, ma la vera passione per la musica è iniziata quando ho iniziato a suonare musica popolare, la musica irlandese con i Red Violin e poi successivamente musica tradizionale locale con Andrea. Qui non vi era una vera e propria tradizione, se non un modo di fare musica, un certo modo di fare musica in un contesto specifico che era quello normalmente dedicato alla musica da ballo, quindi alle situazioni di socialità, e quindi attingiamo da... Ho fatto molte ricerche sul territorio e quindi proponiamo le musiche che i suonatori eseguivano nelle situazioni appunto di festa, ma non solo, anche canti, anche cose per l'ascolto, insieme a mie composizioni, a musiche scritte da me. In questo progetto suono l'armonica diatonica, che è l'antenato della fisarmonica, la mandola, che è la sorella più grande del mandolino, clarinetto, poi a seconda del tipo di cose, perché poi spaziamo anche in altre cose, quindi a seconda del contesto uso io in modo particolare degli strumenti diversi. Io appunto suono il violino, che è uno strumento estremamente versatile, che oggi viene utilizzato per tantissimi generi musicali, ma che una volta veniva usato soprattutto qui, tantissimo anche nella Valle del Comelico, per esempio mi viene in mente, ma anche in Zoldo, per animare proprio le feste a ballo, le occasioni, il carnevale, in diversi momenti di socialità. E per me è stata un po' una riscoperta questa, perché pensavo appunto che il violino fosse utilizzato da sempre, soprattutto nella musica classica. Invece vederlo utilizzato e saperlo utilizzato così nella musica popolare, in ambienti familiari, paesani, è stato appunto una nuova scoperta. Le ricerche si fanno andando nelle case delle persone, rimestando nella memoria, e così generalmente succede, il grosso del lavoro succede quando hai la fortuna che qualcuno che è un portatore di tradizione, diciamo così, o che ha avuto dei suonatori in famiglia, assiste a un nostro concerto e in quel momento si rende conto
che di conoscere un sacco di cose che per lui magari non sono importanti e scopre che invece per altre persone sono importanti, e quindi te le racconta e poi da lì si scoperchiano dei vasi e saltano fuori delle cose interessanti. Abbiamo suonato in tutti i tipi di situazioni, dai cimiteri ai rifugi, ai matrimoni accostati ai cimiteri, ai ristoranti, alle sale da concerto. Abbiamo suonato anche ad Hong Kong col gruppo più numeroso, quindi diciamo che siamo piuttosto versatili e ne abbiamo viste di ogni colore, di ogni tipo in questi tanti anni. Forse la nostra situazione preferita sono i piccoli concerti, quindi in ambienti raccolti, con un pubblico non per forza molto numeroso, però attento e partecipe. Ci piace suonare senza amplificazione, preferibilmente, perché così viene fuori la sonorità vera dei nostri strumenti, e tra l'altro così era anche una volta. È un modo più spontaneo, perché l'amplificazione filtra e distorce un po' quello che invece verrebbe fuori naturalmente dagli strumenti. Le soddisfazioni sono principalmente vedere che alle persone piace questo tipo di musica, che la trovano interessante, vedere che magari persone più anziane ritrovano in questa musica dei ricordi, delle emozioni, delle situazioni passate, ma vedere anche che ci sono tanti ragazzi giovani che apprezzano il nostro lavoro, che è appunto un lavoro sì di ricerca e così, quindi è un lavoro che viene dal passato, ma che dovrebbe guardare al futuro, ecco, non vuole rimanere ancorato nel passato e incancrenirsi lì. Suoniamo in contesti piuttosto prestigiosi, in folk festival in giro per l'Italia, per l'Europa, dove appunto sono dei festival che sono dedicati proprio al lavoro di ricerca, alla musica di un tempo, alla musica tradizionale, in alcuni contesti più vivace, più viva, nel senso che dove non c'è stata mai una frattura, in alcuni casi invece come nel nostro caso dove c'è stata una grossa frattura e quindi il lavoro di ricerca è molto più difficoltoso. E poi abbiamo tutta un'attività concertistica legata proprio a palcoscenici, teatri e cose di questo tipo, dove diciamo la costruzione dello spettacolo è un po' diversa, però è sempre atta ad interpretare quello che è il nostro lavoro di ricerca e di riproposta.
cominciato a scrivere anch'io delle musiche che, come dire, seppur in un ambito moderno come quello che sto vivendo adesso, così cercano di interpretare il rapporto che c'è fra un uomo come sono io e il proprio ambiente naturale, in questo caso le nostre montagne, le nostre Dolomiti, col veicolo della nostra lingua, del nostro dialetto, dei nostri costumi, delle memorie di cui io mi sento ricco perché fin da bambino ho sempre ascoltato, mi sono sempre interessato a queste cose, uno sguardo al passato, ma soprattutto così affacciarsi al presente e riproporre delle cose in chiave contemporanea, insomma, con la sensibilità di una persona che vive in questo contesto storico. La musica mi dà emozioni diverse a seconda del genere che sto eseguendo. Devo dire che la musica tradizionale mi ha dato, soprattutto in questi ultimi anni, quello che la musica classica non è riuscita a darmi, cioè il divertirsi con la musica, stare insieme, suonare in modo molto più spontaneo. E credo anche di essere migliorata nell'esecuzione di brani classici proprio grazie alla musica tradizionale, che mi ha dato proprio la capacità di suonare a orecchio, di suonare senza troppe ansie, insomma in maniera più spontanea. Per me è tutto, quindi qualsiasi sfumatura, qualsiasi gamma di emozione, dalla la positiva alla negativa, le vivo tutte in pieno, insomma è inevitabile, dalla delusione alla gioia infinita. Non mi ha cambiato la vita perché la mia vita è sempre stata questa, quindi non posso dire che mi sia cambiato niente. La musica è sempre stata in me, forse da ragazzino ne ero meno consapevole. Invece, come dire, quindi non ho potuto notare, insomma, delle trasformazioni, ripeto, perché ho sempre vissuto la musica pienamente e quindi questa per me rappresenta la normalità.